Bene, eccoci di nuovo su Sensei Awakening. Per ora sì, ho la possibilità di fare più video visto che siamo chiusi tutti a casa. E niente, siccome non avevo ancora pensato a delle guide nuove, queste sorte di mini guide che sto facendo per chi inizia, anche se sto notando che già negli altri canali stanno iniziando anche loro a fare delle guide per chi inizia a giocare. Ora, non so se hanno visto che sono interessanti anche questo tipo di guide, perché facevano di solito guide per personaggi, diciamo per persone un po' pro player. E io per questo stavo cercando di fare più, diciamo, informativa per chi inizia, però se lo fanno pure gli esperti, magari non serve più, vedremo. Allora, ora infatti volevo fare intanto un po' di PvP, per farvi vedere un po' le formazioni che io uso. È preciso che io non sono un top pro player, io sono diciamo un giocatore medio, o vi faccio una carrellata veloce sui personaggi che ho. Quelli S che ho, bene o male, sono questi. Non li ho ancora tutti potenziati perché mi è capitato di trovarne tanti insieme, per esempio nella stessa pullata ho trovato Leone e Capricorno, quindi non sono riuscito ancora a potenziarli tutti e due e ho sbagliato perché siccome lui è uno dei miei preferiti, diciamo, nell'anime come personaggio, appena io ho visto Leone non ci ho visto più e l'ho potenziato subito, mentre invece al momento sarebbe stato meglio Capricorno perché è un po' più utile, soprattutto adesso che è uscito il suo Reaper Clot, che lui riesce a tagliare, a quanto pare, a far uscire un personaggio dalle liane di Jhun, dalle sue protezioni, queste fastidiosissime liane. E finalmente lui, forse a quanto pare, col suo colpo potenziato, riesce a tagliare fuori un personaggio, una cosa utilissima. E quindi niente, peccato. Va bene, comunque lo sto già iniziando a salire. Oggi invece ho portato finalmente all'80 Ikki e infatti lo voglio andare a testare un po' in PvP. Vi faccio vedere un attimo le mie formazioni. Ah, vi stavo facendo vedere, scusate, sono un po' io improvviso, quindi magari mi posso confondere. Allora, questi sono i personaggi A, ovviamente quelli più in alto sono quelli che uso di più fino a lui, diciamo, Abadir. Io ho confusione visto che hanno cambiato nomi da poco. Abadir lo uso da pochissimo, da quando è uscito Ikki, che glielo accoppio, perché prima non l'ho mai calcolato, nemmeno nel team. L'ho provato nel team Freezer mettendo Camus, Yoga, Cigno Nero e lui, però diciamo lui serviva solo così, un po' di supporto. Questi sono i migliori. C'è lui che è molto forte, vi dicevo l'altra volta, che però non sfrutto abbastanza perché insomma ne ho altri che preferisco. E poi di B ho questi qua. Devo provare Niobe. L'ho trovato l'ultima volta, di aspetto è veramente figo. Non me l'immaginavo fatto così bene. Già io ho sbloccato le skill. Abbiamo qua una nube tossica che a quanto pare avvelena, però ancora non l'ho testato, non l'ho provato, non ho idea se sia un buon PG oppure no. Comunque, per chiudere, prima che me lo scordo, se voi avete dei dubbi su che team formare e cose varie, intanto vi dico due cose. Nella formazione del team, intanto quando scegliete un PG, è molto importante il fatto se è skillato o no, che per esempio può essere migliore un Seiya, per dire, che sia tutto con le abilità al massimo, che un S con le abilità tutte a uno. Il livello di abilità delle skill è molto importante, soprattutto, quindi andatevele sempre a leggere, soprattutto su alcuni PG, ad esempio, ci sono alcuni livelli che alzano soltanto il danno, e questo anche se è più basso va bene. Ma delle abilità cambiano totalmente l'uso di un PG. Per esempio, uno più lampante che mi viene adesso in mente, che so, Seiya Godclot. Lui con le skill A1 non si può utilizzare assolutamente. Perché dopo che lui spara un colpo, sta inizialmente con la skill A1, sta 3 turni fermo. 3 turni fermo
è inutile, viene distrutto, voi perdete, cioè perdete uno spazio che potete dare a qualcun altro. A livello 4 lui sta a terra un turno solo, quindi questa skill, per esempio, se non l'avete al 4 non si può usare il PG. Quindi serve questa skill a 4, che portandola a 4 lui sta un solo turno a terra, quindi già va bene. Se la portate a 5 è meglio, ma 1 va bene. E questa a 3 perché aumenta la possibilità di fare combo, cioè lui spara un colpo, non so se già lo conoscete questo PG, lui spara un colpo quando gli altri suoi personaggi, adesso ve lo faccio vedere perché lo userò, spareranno una mossa che non fa danno agli avversari, per esempio Kiki o qualcuno che cura o Milo quando si carica il suo colpo, questi tipo di mosse qua. A livello 3 lui dà un assist all'80%, capite che a livello 1 è 40%, quindi cioè se lui poi non fa nemmeno assist e si sta 3 turni seduto è inutile, quindi è più utile, ancora più di lui è più utile se è normale, se ha tutte le skill al massimo, secondo me, per dire. Poi dico, magari non è così, ma voglio farvi capire il concetto. Quindi le skill sono molto importanti, soprattutto per alcuni giocatori. Ora andiamo a vedere la formazione. Allora, la mia formazione in PvP che ho usato più di tutte, con cui ho iniziato a vincere, ok, questo è il mio team più stabile, quello con cui finalmente ho iniziato a vincere, quindi le mie cose sono svoltate nel momento in cui ho trovato Doko, Libra. Quindi lui è stato il primo PG che ho portato 80, non è, come dicevo l'altra volta, uno dei PG, uno dei più forti, ma sicuramente uno di quelli più utili, che è utile sia in PvE ed è molto efficace in PvP. Tra l'altro non è proprio semplicissimo usarlo, cioè può essere usato o spammando i dragoni ogni turno, però lui accumula le fiammelle verdi ogni volta che fa un assist, mi sembra, e quando ne ha 4 diventa davvero efficace. Quindi potrebbe anche essere utile aspettare il momento giusto che lui abbia 4 fiammelle verdi attorno per poi andare a sparare. Quindi questa è la formazione che usavo, che ho usato di più. Anzi, inizialmente ho usato di più lei, poi mi sono accorto che insieme alle liane di Jun, lei, come ho accennato l'altra volta, perde un po' della sua efficacia, perché con le liane di Jun c'è un difetto che anche se vi sparano un colpo che non vi fa nulla, cioè che vi fa pochissimo danno, però quel danno lo fa a tutti, e se tutti i PG hanno un minimo di ferita non vanno a curare quello più debole, quindi lei rende meglio senza Jun. Se abbiamo Jun, meglio Marin a questo punto. Lui attacca all'ultimo, è lentissimo. Ho sfruttato Kira, mi pare che si chiama Scilla. Si chiamava Scilla, giusto? Ora come si chiama? Kira. Ok. Ho sfruttato molto Kira, perché Kira fa risparmiare tante gemme d'azione, quindi ancora chi ce l'ha è utile. Perché praticamente spreca 2 gemme quando evoca la summon, ma se poi la summon non glielo uccidono lui non spreca più niente, quindi lui non spreca niente, fa tanto danno, stunna, e quindi io ho 2 control. Il mago nero è importantissimo, anzi dovrei portarlo a 80, fa schifo anche di... anzi ora vi faccio vedere pure i cosmi che uso in caso. Kiki, come vi dicevo, va benissimo a 60, io 60 lo uso, basta che dura 2 turni, va bene, tanto nessuno ti spara Iki, cioè se uno si presenta con questa formazione ti mirano subito il mago nero o uno dei 2 DPS. Poi che ho liberato Virgo, ho voluto iniziare a sostituirla a lei, quindi sto skillando, non è diciamo preciso com'è il mago nero perché lui ha percentuale in base allo status hit che silenzia gli avversari. Quindi lei è efficace, il mago nero, perché ne prende uno e lo silenzia, stop. Però lui potrebbe silenziarne più di uno, e quindi sto potenziando per ora lui e cercare di fargli sul reaper clot per potenziargli il suo silenzio. Ancora non ce l'ho al top, ce l'ho al 70, la vita è pochina, insomma, non è proprio fortissimo. Quindi poi ho cambiato così.
E con i nuovi PG che ho trovato, quindi con Ikki che finalmente ho trovato, lo vado a sostituire a lui. E quindi adesso stasera io voglio provare Ikki e voglio infilare Seiya al posto suo. Ok. Ora vedremo come va. Il DPS, il danno c'è tanto. Seiya colpisce per primo, nella mia mente c'è Seiya che colpisce per primo, fa un po' di danno, poi Kiki ritorna le sue gemme che ha sprecato, lui ne usa 3, Kiki ne recupera subito 2, quindi diciamo attutisce un pochettino il suo consumo, e mentre in alto fa assist a Kiki, a Jun, lui quando si potenzia, quindi va bene in coppia anche con Seiya Godclot, quindi Seiya è utile perché va in combo quasi con tutti tranne con Doko. E Kiki serve perché qua c'è uno spreco. Quando mettete un PG che spreca 4 gemme, cioè lo dovete tenere Kiki per forza, se no il tempo che accumulate le gemme avete perso. Quindi Kiki è un asso nella manica, diciamo, importante. Jun serve per non farmi one shottare ancora. Non ho questi livelli di energia per resistere senza Jun, purtroppo. E lui va bene, lui è il più forte, quindi vediamo, cerchiamo di. Intanto salviamo perché userò questa formazione. Questa è una formazione che vi ho fatto vedere l'altra volta. È una formazione ottima, ma che ancora devo perfezionare. Non posso usarla in PvP perché ho Jamian che non ho usato mai più di tanto, quindi ancora ce l'ho al 60. Non lo posso portare così. Ho i Cosmia 1, in PvP mi fanno a strisce. E lui pure non l'ho mai usato, quindi ho 2 PG al 60. Ikki l'ho finito di potenziare ora, quindi diciamo per questo la formazione è buona, ma i componenti sono ancora un po' scarsi. Vi faccio una carrellata veloce e poi andiamo subito in PvP. Questa, ecco, è la formazione che voglio usare adesso in PvP, che l'avevo usata oggi un pochino nel PvE e mi sembra decente. Ora vediamo se in PvP funziona oppure no. Questa è una formazione che avevo fatto quando ho trovato Kanon. Per cercare di sfruttare la coppia Kanon e Saga, i due fratelli, e con loro si va ad accoppiare qualcuno che faccia danno cosmico, perché come sapete lui quando fa il triangolo blocca un avversario, tutto il danno cosmico va a finire dentro il triangolo, quindi va a ferire quello che lui ha bloccato, quello in extra va a colpire tutti quelli fuori. Quindi loro due. E stavo cercando un altro PG che fa tanto danno cosmico. Di solito c'è chi usa Firebird, Ikki di fuoco. Solo che lui, insomma, non è molto resistente. E poi, comunque, quando spara il colpo si fa male pure lui. È una spina nel fianco, un po'. Non mi piace più di tanto. Si potrebbe usare Daedalus per potenziare un po' il danno cosmico, però. Io Daedalus, come dicevo prima, lo uso quando c'è nel team un cosmico e un fisico, così lui potenzia tutte e due. Quindi in questo caso non mi piace più di tanto. Lei la uso, come dicevo, perché non c'è Jhun, altrimenti userei Marin. E lui è tanto, diciamo, una sicurezza, perché può curare, può fare altro danno cosmico, non spreca. Ci starebbe un pesci, forse. Ci sarebbe un pesci, ecco, avendo pesci che danno fisico, Daedalus troverebbe il suo perché, ma non ce l'ho. E quindi, insomma, questo team per ora è un po' da vedere. Damage è il mio team con cui, che usavo, non sarà perfetto, lo usavo contro il Legion Boss o comunque contro i boss singoli, dove dovevo fare più danno possibile. Questa è la formazione con cui faccio più danno. Quindi c'è Aiolos che è in assoluto il PG che fa più danno a un avversario. E quindi con lui devi associargli, come dicevo l'altra volta, 3 DPS fisici. Quindi c'è Seiya, c'è Kira e c'è Toro, i miei 3 DPS fisici. Ci sarebbe Milo, è Milo che andrebbe a essere accoppiato al posto di Toro, senza dubbio. Ma il mio, siccome non mi piace Milo come PG, non l'ho mai usato più di tanto. Questa è la formazione di Ikki e questa niente, uno slot libero che mi tengo per diciamo cazzeggiare e fare le mie prove, le mie cose così. E allora, andiamo subito a provare questo PvP. Vediamo adesso di prendere bastonate in diretta.
Sarebbe buono fare del PvP un po' ogni giorno. Se perdete, non vi preoccupate, perché vi dovete prendere queste tre casse. Quindi in totale sarebbero quattro casse. Se ne arrivate a vincere una, e comunque se ne prende, se ne giocate tre. Poi vi dico una cosa: se doveste trovare un personaggio forte, come in questo caso Ikki, voi mettetevelo come personaggio visibile, anche se non lo usate, perché così è, diciamo, una tattica psicologica questa. Perché se il nemico vede che voi avete, ad esempio, ora lui vede che c'ho Ikki e mi banna in caso, forse non sono arrivato ancora al punto dei ban perché si è riazzerato qua. Se vede che c'ha Ikki, ti banna Ikki, mentre magari poi a voi Ikki non lo state usando e lui perde il suo ban. Non so se mi sono spiegato. Io l'ho fatto inizialmente quando non c'era Aden, non c'era. Quando è uscito Seiya Godclot, io non lo usavo in PvP, però me lo sono messo, così tutti vedevano che io avevo Seiya Godclot e mi bannavano Seiya, mentre io invece usavo altri personaggi e quindi riuscivo a svignarmela dal ban con questa cosa. Vediamo chi usa. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Sì, allora dai, provo il team nuovo. PvP. Ok. Vediamo come va. Io molto spesso faccio errore di. Entro in confusione e non so chi conviene colpire per primo. Ah, vabbè, pochissima vita, non sembra molto forte. Allora, in questo caso, facciamo finta che sono fortissimi. Il pericolo maggiore sarebbe lui, Milo, potenziato da Luna. Ma io già dalla vita vedo che non è molto forte, quindi. Vai, vado a uccidere l'healer e lo faccio entrare un po' in confusione. Diciamo, posso permettermi forse di giocarci un po'. Allora, Sei attacca subito, Kiki ritorna le gemme e sono stato sfigato, iniziamo bene, non ha fatto l'assist. Jun protegge. E con Ikki intanto vado a marchiare il mio bersaglio. Lui è quello che mi può rompere più le scatole di tutti, in questo caso perché lui se stunna non penso, però se stunna è quello che mi dà più fastidio, mentre come danno dovrei resistere, quindi non penso mi faccia molto male. Infatti, ma. Però mi abbassa. Ecco. Ah, lui non è riuscito a chiamarsi la Sam. Curiamoci, vediamo se mi fa un assist. Ok. Allora, io. Vabbè, a questo punto. Quando ci sono healer nemici cercate di non prenderglieli mai di mira per uccidere, perché loro si curano più di quanto curano agli altri, quindi non si possono buttare giù facilmente gli healer, quindi tanto vale uccidergli poco a poco gli altri. E poi l'healer per ultimo. Certo, a meno che non abbiate una situazione che potete one shottare, allora sì. Allora, in questo caso mi faccio i buff. Uno di potenza e dopo quelli sulla difesa. Anche se forse quelli sulla difesa non mi servono. Allora, lui dovrebbe essere accoppiato, già ve l'ho detto, in maniera ottimale con Jamian, il corvo, perché è quello che gli dà più vita di tutti. Ora io con Marin non riuscirò a essere efficace al 100%, però chi se ne frega. L'importante è anche divertirsi, dico, non è che per forza tutto debba girare in maniera perfetta. Allora, come vedete, lui si è accumulato nel frattempo in due turni. E ora io in questo forse non ce la faccio con. Io non colpisco con lui perché sono 4. No, forse ce la faccio lo stesso. Vediamo se mi faccio male i conti. Perché ora Kiki ne recupera due. Sono 4 e 2, 6. Sì, ce la faccio, perfetto. Fantastico.
Quindi diciamo la quantità delle gemme funziona in questo team. Ora con lui faccio pure l'assist mentre io mi potenzio. Perfetto, mi fa pure l'assist 6. Oh, questo team mi piace, devo dire. E ora inizia a spammare come un pazzo, Ikki. Se devo essere onesto, Ikki. Ero indeciso se usarlo o no, perché questa forma di Fenice onestamente a me non piace. Cioè, a me piacciono vedere i cavalieri, non. Anche perché nell'anime non l'ha mai fatta sta cosa di diventare una Fenice, se la sono inventata qua nel gioco. Quindi la trovo un po' brutta da fan della serie. E adesso Doko sparerà il colpo devastante. Io gli tolgo Milo. Mamma mia. Doko è inarrestabile. E vabbè, praticamente ormai lui potrebbe pure quittare. Ucciso da Kiki. Con una pietra in faccia. Ok, allora. Il nostro avversario non era molto forte. Era tutto al 70. Ma insomma, dai, discreto, non è scarso. Andiamo. Dai, ci sta. Quindi prima vittoria c'è. Ne facciamo un'altra e poi non voglio tirarla troppo per le lunghe. Quindi riscattiamo. E da qui prendete le gemme onore che vi servono, come vi dicevo nel video precedente, poi per riscattare gli shard dei libri blu, che ne servono 30 e non 60, come appunto mi hanno fatto notare l'errore. E vabbè. Radamantis è un bel personaggio che però è da PvE, in PvP no assolutamente. A meno che, dico, ovviamente non c'ha un team ora pazzesco, c'ha, sono tutti 80 e quindi mi devasta lo stesso. Ma come PG Radamantis io non glielo porterei in PvP. Soltanto da fan. Guarda, non voglio vedere nemmeno chi ha. Vai. In questi casi non ce l'ha Radamante, va bene. In questi casi. Ah, c'ha Ikki. Porca miseria. Ok, sono un po' nella cacca perché c'ha pure Arayashiki. Io gli voglio andare a togliere subito Arayashiki. Vediamo se ce la facciamo, anche perché c'ha Jhun. Però lui sbaglia a usare Katia. Fa quell'errorino che vi dicevo io. Perché con Jhun Katia non gli serve più di tanto. Tra l'altro, se un suo PG arriva a essere stunnato, non si cura. Ecco, perché sono tutti feriti. Quindi non ci sarà l'effetto di aiuto degli altri. E vabbè. La vedo dura questa. Lui è riuscito a trasformarsi prima di me perché ha un consumo minore di. No. Come ha fatto? Niente, non gliel'ho fatti i conti in tasca. Ah, perché io c'ho Seiya che mi ha consumato l'anima all'inizio. Rottura di scatole, mu. Io pure lo vorrei usare tanto, mi piace un casino, è uno dei miei preferiti, ma non riesco ancora a trovare un team. Ora devo fare il suo gioco, perché se gli colpisco le barriere poi me le torna indietro. Che si fa? Boh. Vorrei non toccargli le barriere, ma è impossibile, perché ora lui va colpendo un po' a tutti. Mamma mia, si è già trasformato. Io eviterei una cura.
Però devo pazientare perché lui ha ancora solo tre fiammelle. Niente. Se io colpisco un po' qua e un po' là, però non faccio niente. Mi sa che ho sbagliato a prendergli Arayashiki e dovevo colpire inizialmente subito. Niente, mi sono confuso. Sono entrato nel pallone. Ma tutta la colpa di questo è Jun. È Jun. Qua mi sarebbe servito il mio team con il mago nero. Il mago nero in questo caso sarebbe stato vitale per la vittoria, perché avrei bloccato Jun, non si sarebbe difeso con le liane e io avrei fatto un mazzo con Doko. A quest'ora gli avrei one shottato qualcuno. Quindi vedete, l'altro te vi dicevo, Jun è un personaggio molto importante. Ci proviamo. Ci proviamo. Io non ho fatto caso quanto cura la sua Katia. Se cade Jun ho una speranza. Vince il primo che fa cadere Jun. Nel frattempo Doko piazza un bell'assist di draghetto. Lui si protegge Ikki, ma si sarebbe dovuto proteggere Katia. Io sto sparando a lei, quindi non capisco. Ai, arriva il danno. E va bene. Noi possiamo entrare nel Nirvana altre due volte. E me la sparo subito, sì, perciò mi bastano, sì. Vediamo se riusciamo a portare a casa il risultato, anche se la vedo brutta. Santo Doko, aiutaci tu. Vai. Abbatti le dife, mamma mia. Mi si apre una speranza. Adesso dobbiamo buttare giù Arayashiki. Se buttiamo lui... si apre una porta verso il successo. Eccolo qua. Cazzo che fa male. Maledetto. Ora. Cazzo, dobbiamo evitare che lui si trasformi di nuovo. Però c'è lui. Mu. Che è già indebolito. E sarebbe stupido farlo. Trasformiamoci subito. Perfetto. Forse se buttiamo giù Mu è molto meglio. Vai, grande Seiya. Grande Seiya che dall'alto dei cieli. Mi sta piacendo questa formazione perché ci sono i PG che interagiscono tra di loro. C'è Seiya che va sparando dal cielo. Anche quando Ikki si trasforma. Bello. Tra l'altro, vedete, è morto Kiki. Ma non ce ne sta fregando più di tanto perché il suo ruolo lo ha assolto già. Mi sa che l'abbiamo portata a casa questa. Vai così. Ikki, mi dispiace. Ok. Ragazzi, il team è carino. Controllate sempre dopo che fate una partita, controllatevi i dati, cosa che io ho scoperto tipo dopo 3 mesi di gioco. Controllatevi i dati, vedete quanto danno vi fanno i vostri PG, vedete quanto danno fanno gli altri, fatevi due conti. E da qui è facile capire se un PG è utile oppure no.
Perché, ad esempio, io posso avere dei dubbi se ha funzionato bene o no, Seiya. Io vedo che lui ha fatto 132.000 danni usando 9 gemme. E lui ne ha fatti 163.000 usandone 4. Quindi io, semplicemente, matematicamente, vedo che lui fa più danno e consuma meno gemme. Quindi posso farmi due conti più facilmente. Doko mi ha tolto 246.000 di danno. Doko mi ha fatto male quasi quanto Seiya e Ikki messi insieme. Certo, il consumo c'è, ma mi ha fatto un male della Madonna. Quindi io me lo tengo in squadra. E niente. Questo video, tanto per passare il tempo, è finito. Mi faccio altre due incontri e ci vediamo al prossimo video.